Uomini e donne, Eugenio e Francesca hanno battezzato Zenno. Un battesimo super organizzato per il piccolo Zenno. Eugenio e Francesca sono abituati a dare il meglio di sé in ogni cosa, soprattutto quando si tratta della loro famiglia. I due ragazzi che si sono conosciuti a Uomini e Donne hanno avuto due bambini subito dopo l'uscita dal programma. Il primo, Brando, il secondo Zeno che è stato battezzato durante una calda domenica di maggio. I ragazzi amano condividere qualunque momento importante della loro vita con i fan, anche in questo caso le storie ed i post non si sono fatti attendere. Quanto è stato mostrato ai fan è la dimostrazione che la donna si è impegnata al massimo per ottenere questi risultati. Ogni dettaglio è stato studiato benissimo per evitare di farsi cogliere di sorpresa. Eugenio e Francesca oggi sono una coppia felicissima, l'amore che provano l'uno nei confronti dell'altro cresce praticamente ogni giorno di più. Nessuno li potrà mai separare eppure quando uscirono da Uomini e Donne nessuno credeva in loro. Intanto hanno realizzato uno dei più grandi sogni e desideri, metter su famiglia. Non possono volere e chiedere di più alla vita che da quando li ha visti insieme non fa altro che regalare grandi gioie. Ogni scatto da loro pubblicato ci dimostra quanto siano felici e soddisfatti di ciò che li circonda, e magari chissà a breve ci delizieranno con qualche altra bella notizia. Chissà che non abbiano deciso di mettere al mondo un terzo figlio che chiuderebbe in bellezza il cerchio anche se già due maschietti tengono Eugenio e Francesca parecchio impegnati. Eugenio e Francesca, nessun matrimonio o bambino in programma. I due ad ogni modo smentiscono questo bisogno, al momento non hanno assolutamente intenzione di avere altri figli. Così come non c'è tra i sogni futuri un matrimonio entro breve tempo. In realtà chi non è affatto convinto è forse più Eugenio perché Francesca ne ha proprio voglia. La donna ha ammesso di volersi sposare a breve e poi avere un terzo figlio, ma il compagno non le ha ancora fatto alcuna proposta. Certo sarebbe stato davvero carino e forse eccessivamente romantico se Eugenio avesse fatto una sorpresa a Francesca magari chiedendole di sposarla durante il battesimo o durante il festeggiamento. Intanto sotto le foto dell'evento non mancano i commenti dei followers felicissimi per essere stati coinvolti in un giorno così importante. Centinaia di auguri sotto tutti i post anche da parte della redazione di Uomini e Donne.